quanto pare i muri ci piacciono, ma al contempo ci mettono imbarazzo, perché implicano che c'è qualcosa che non va. Si è parlato molto di quelle che sono state le barriere edificate nel corso dei secoli per impedire la fuga d'un popolo, ma per lo più per tenere gli altri fuori. Personalmente penso che sulle soglie del nuovo millennio, battezzato nel sangue dell'attentato dell'11 settembre, ci troviamo dinanzi a un muro ben più insormontabile di quelli precedenti, erede forse del processo storico che ha segnato gran parte della seconda metà del XX secolo. Il muro dell'ideologia, le cui fondamenta si ergono, ahimè, solidissime sul pregiudizio. Il fenomeno, credo, sia assai complesso. Da un lato ci sono i difensori della giustizia mondiale, i quali da sempre hanno perpetrato violenze e carneficine per scopi di mero interesse economico. Dall'altra parte, d'altronde, non è nemmeno giustificabile la posizione dei fondamentalisti islamici, le cui dottrine religiose ripercorrono testi di una storia già scritta dalla grande carneficina nazista del Novecento. E sicuramente non è la prima volta in cui l'elemento razziale assurge ad un elemento fondamentale per la sopravvivenza di un popolo dopo il terribile Olocausto. Primo su tutti il conflitto ruandese tra Hutsi e Tutsi, di cui si è saputo poco o niente fino ad un paio di anni fa, visto e considerato che la televisione internazionale reputano molto più importanti gli affari privati. Tutti i tempi tornano, gli uomini sono sempre gli stessi, diceva Machiavelli, e di suoi errori mi verrebbe da dire, e di suoi errori mi verrebbe da aggiungere. Alla luce di tutto questo, penso dunque siano stati inutili le rivoluzioni per la conquista dell'indipendenza e della fratellanza, della pace. Parole forse un po' scontate, ma che in realtà rappresentano ormai un'utopia, se si considera il paradosso indiano, paese divenuto indipendente grazie alla guerra non violenta combattuta dal Mahatma, e oggi uno dei pochi a possedere la bomba atomica. Libertà, liberté, égalité e fraternité. Perfetto, sono passati più di 200 anni e cosa abbiamo ottenuto? La libertà di essere schiavi, la fratellanza in una società pseudo-religiosa dove si predica la solidarietà nei confronti del tuo prossimo, il prossimo che può e deve essere solo simile a te, altrimenti è un nemico da combattere. L'uguaglianza. In un sistema perverso di dominazione economica dove vige l'individualismo e la prevaricazione dell'altro. L'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, dice Friedrich Nietzsche. Diceva Friedrich Nietzsche poco più di 100 anni fa, solo perché non ha visto le due guerre mondiali, il fascismo, il nazismo, l'Olocausto, il comunismo staliniano, l'Hiroshima e Nagasaki,
il muro di Berlino, il Vietnam, la guerra del Golfo, il terrorismo islamico e quello americano, altrimenti avrebbe detto: l'uomo è un cavo teso tra la bestia e non lo so, scegliete voi, da uno scritto di Mario Paciolla.